Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Sono come sempre TNBT e oggi è l'8 giugno 2019. Fresco, riposato, a mezzogiorno vi porto il video per il capitolo 945. 945 è uscito ieri, quindi con un po' di ritardo, ma lo porto lo stesso. Capitolo intitolato All In. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like se vi è piaciuto il video. Dislike se siete dei miei haters, quindi volete comunque insultarmi qui sotto nei commenti, siete benvenuti lo stesso e vi lascio tutti i link in descrizione sempre per il mio profilo, pagina Instagram, bla bla bla. Detto questo, capitolo 945, che dire su questo capitolo? Sicuramente non qualcosa di eclatante, non qualcosa di enorme, ma sicuramente qualcosa di ben fatto. Come dico ormai da qualche settimana, o meglio da qualche mese, per quanto riguarda Wano, finora non ho trovato dei difetti, non ci sono cose che non mi piacciono, non mi sta annoiando, cosa che invece ha fatto a tratti, parere personale ovviamente, Whole Cake, e aveva fatto anche Punk Hazard e Dressrosa, ma anche se Dressrosa un po' meno, però ecco, Wano lo trovo finora una saga abbastanza interessante che non annoia, ha un bel ritmo, insomma, anche in questi capitoli che non sono sicuramente i capitoli eclatanti, noi stiamo qui adesso a parlarne, io e i miei colleghi, Strike, Andrea Cuccagna, il Sommo, insomma, tutti quanti, non sono questi sicuramente i capitoli dove c'è da veramente da dire di più o da parlare di più, soprattutto per quanto riguarda One Piece, no? Poi magari uno può fare anche collegamenti esterni, però se parliamo proprio del manga non sono capitoli densi di cose di cui parlare, però sono capitoli ben fatti. Anche in questo 945 devo dire che non ho trovato, almeno dal mio punto di vista, delle imprecisioni. Tutto scorre bene, ci sono sempre delle informazioni in più, anche se Oda le sta mettendo un po' con il contagocce. Ci sono stati anche degli scontri, anche se io non li definirei veri e propri scontri, perché ragazzi, sì, è vero, magari qualcuno di voi starà pensando, iniziano le mazzate, iniziano gli scontri, eccetera. Questi sono, secondo me, degli stuzzichini. Gli scontri veri e propri sono altri. Abbiamo innanzitutto il capitolo, vabbè, si apre prima con una cover di One Piece, scusate, Stampede, disegnata da Oda stesso, dove si vede anche Lucci, Sabo, Smoker, insomma, disegnata da Oda in persona, si riconosce la mano dell'artista, dell'autore. C'è un po' di hype appunto per questo film. Comunque, parlando proprio del capitolo, ecco, la scena si apre con Orochi che se la ride e che praticamente in una situazione del genere, appunto di crisi profonda, non fa altro che aizzare continuamente il popolo, la folla, e cercare di, invece di sedare la rivolta, invece di cercare di calmare un po' la situazione, lui sembra voler buttare benzina sul fuoco, no? Quindi se la ride comincia praticamente a fomentare la popolazione quasi gli uni contro gli altri, il che fa pensare due cose. Allora, o è totalmente scemo, cioè, nel senso, è totalmente pazzo, è un folle, quindi insomma, un personaggio fuori controllo, in un certo senso, quasi un schizofrenico pazzo, eccetera, che potrebbe starci, oppure, che forse è la cosa più probabile, è comunque così convinto di avere il sedere parato, tra virgolette, che diciamo fa lo sborone, quindi si può permettere allo stato attuale, diciamo, anche di comportarsi in questo modo, perché tanto sa che a Kaido dietro di lui ha comunque dei fedeli, o meglio, fedeli, questo è da vedere, comunque ha dei sottoposti al momento che possono, come ha fatto Kiyoshiro in questi capitoli, comunque salvargli la pellaccia, e quindi se ne sbatte, se ne frega altamente. Quindi secondo me è un po' un mix di queste due cose, comunque mi piace anche come Oda sta gestendo questo personaggio veramente che ha un po' di spandam, un po' di altri, comunque diciamo è forse il vero cattivo
in senso stretto di questa saga, più ancora probabilmente di Kaido, che è un personaggio un pochettino che dobbiamo ancora inquadrarlo. Ecco, Orochi secondo me finora è stato caratterizzato meglio, anche perché magari l'abbiamo visto un po' di più. Comunque, pazzo scatenato Orochi. Per quanto riguarda Zoro, il fatto che stia faticando con Kiyoshiro, no? Anche qui bisogna andarci piano, nel senso, sì, è vero, Zoro ha il fiatone affannato, bisogna ricordare che comunque è ferito. Zoro era ferito, era stato ferito in precedenza, non tanto tempo fa. Si è fatto di corsa tutta la strada, insomma, per arrivare alla capitale dei fiori. E comunque non è uno Zoro che ha la bandana, comunque non è uno Zoro che sta combattendo ancora al massimo. Certo è che Kiyoshiro sicuramente è un personaggio forte, forse il samurai più forte attualmente a Wano, insieme ad Ashura Doji e forse a Kawamatsu, insomma, uno dei personaggi più forti che nasconde probabilmente ancora delle cose. Sono un pochettino curioso di vederlo meglio all'opera e di capire un po' qual è la sua posizione. Sicuramente, io credo a questo punto che possa avere dei legami come sempre con la famiglia Kozuki, ma come ho detto lo scorso video, non credo sia uno dei foderi rossi, perché dovremmo averli già conosciuti tutti quanti. Per il resto, ho trovato molto carina sia la parte in cui Usopp si prende appunto la bambina e scappa, che è un pochettino, mi ha ricordato un po' la scena quando appunto molti, molti capitoli fa, quando arrivano praticamente a Long Ring, Long Land, e Usopp si prende Nico Robin congelata e scappa, no? Se non erro, ecco, la scena è quella. Quindi è un po' un ritorno alle origini, anche le scenette, i siparietti tra Zoro e Sanji sembrano essere tornati quelli dei vecchi tempi. Tra l'altro bellissima la scena dove Sanji praticamente si stupisce del fatto che anche se la sua taglia è aumentata, adesso non riesce a fare colpo sulle ragazze mentre Zoro sì, no? Quindi anche qui bellissima quella scena veramente, che sa molto di vecchio stile OP, come si suol dire, no? Per il resto, ecco, non ci sono stati veri e propri combattimenti. Anche diciamo, le scaramucce tra Sanji e X-Drake mi è piaciuta come cosa. Non si tratta ancora di uno scontro vero e proprio. Sappiamo già che Sanji, con l'ausilio della Red Suit, quindi della tuta, ha fatto fuori Page One, che era anche lui un sauropode, quindi un sottoposto probabilmente, anche se doveva avere più o meno lo stesso grado di Drake, ed è stato fatto fuori facilmente da Sanji. Tant'è che lo scontro con Page One non ci è stato nemmeno mostrato, proprio per farci capire la differenza di livello. Quindi ci sta, secondo me, che Sanji possa giocarsela con Drake, con X-Drake. E chissà che da qui alla fine della saga non avverrà un vero e proprio scontro. C'è chi pensa che Drake sia ancora tutt'oggi un infiltrato nella parte di Kaido e quindi che sia magari che stia facendo finta di combattere con Kaido, in realtà poi si rivolterà contro. Io non ne sono così sicuro. Non ne sono sicuro perché finora, ecco, ci è stato mostrato il contrario, ma anche perché Drake aveva dei dubbi sulla Marina, aveva delle appunto. Certo, essersi alleato poi con Kaido, che stava a sua volta con Doflamingo, con tutta la storia che è successa prima con Rosinante, eccetera, è un pochettino una cosa che non torna, però anche Drake è un personaggio che finora non è stato mostrato così bene, caratterizzato così bene, per farci capire che possa pendere da una parte e dall'altra. Quindi è molto enigmatico da questo punto di vista. Però ecco, anche se non dovesse, diciamo, tradire Kaido e dovesse essere quindi dalla sua parte, io non mi stupirei. In quel caso, ecco, saremmo privati forse di un vero e proprio combattimento contro Sanji, cosa che invece da questo inizio di saga sembra essere quasi scritta, no? Quasi predestinata. Quindi staremo a vedere un po', cosa deciderà di fare. Tra l'altro, ecco, l'altra cosa, Sanji che si infuria per diciamo il fatto che Drake pronunci la parola Vinsmoke, però pochi capitoli fa indossa la Red Suit. Quindi cose anche questa forse, boh, bisogna anche un po' capire
Questa forse è l'unica nota stonante un po' del capitolo, no? Sanji che si lamenta, diciamo, del nome, però poi indossa la Red Suit. Bah, vabbè. A parte questo, anche Brook fa la sua parte. Insomma, interessante anche lo scontro, che non è detto avverrà subito, tra Trafalgar Law e Basil Hawkins, le due supernove forse un pochettino più cervellotiche della Worst Generation. Anche caratterialmente sono i due forse un pochettino più simili, o comunque che hanno un contrasto che ci sta, un po' come Ruffy e Kid, se vogliamo. Quindi Ruffy sta Kid come Law sta Hawkins, probabilmente in questo momento. Mi è piaciuta come scena. Vedremo adesso se la cosa andrà avanti oppure se si fermerà qui. Quindi se lo scontro avverrà, io penso che sia un po' prematura come cosa. Però ecco, non è detto, quindi staremo a vedere. Fatemi sapere un po' voi chi dareste per vincente in uno scontro tra Hawkins e Law senza, diciamo, interventi esterni. E nulla. Ecco, la prima parte finisce così. Sto riguardando un pochettino le immagini con questo radar di Sanji che ha praticamente sviluppato l'ambizione del sentire le donne lamentarsi, addirittura sembra avere quasi un potere di un Paramisha particolare quando appunto si accorge quello che vi dicevo prima, no? Del salvataggio appunto di Iori da parte di Zoro che fa scatenare in lui questa gelosia, questo senso di frustrazione, no? Ma Sanji è bello anche per questo. E per la prima volta addirittura Sanji che si lamenta del valore della taglia, cioè, assurdo, comunque bellissimo. E niente, andiamo poi alla parte successiva, che è quella che vede appunto protagonista Ashura Doji. Ashura Doji che, come volevasi dimostrare, appunto troneggia su Kinemon. Io penso che non ci sia nulla da dire in questo senso. Ashura Doji probabilmente il personaggio più forte, il samurai più forte, insieme forse a Kawamatsu, che diciamo i nostri eroi hanno dalla loro parte. E quindi il suo contributo sarà fondamentale, sarà essenziale. Abbiamo visto come da solo riesca a tenere testa a un comandante, a Jack, quindi la sua forza sicuramente sarà fondamentale. E insomma, Kinemon che si prostra ai piedi è una cosa ormai che vediamo praticamente in ogni capitolo, quindi non c'è molto da dire in questo senso. Diciamo che Oda ha voluto caratterizzare i samurai molto sotto l'aspetto della lealtà e anche, diciamo, un pochettino in questo senso del senso di proprio di prostrazione, perché forse si sentono in colpa, non so. Comunque è una cosa che stiamo vedendo un pochettino sempre, no? Quindi samurai che si inginocchiano e chiedono scusa per ogni cosa. Qui ovviamente il Kinemon lo fa anche perché sono in una situazione disperata e devono disperatamente, diciamo, riprendere le forze di questi, appunto, di questi foderi, tra cui probabilmente Ashura è il capo, non dico il capobranco, però forse quello più importante, no? Anche dal flashback di Oden, da quel poco che sappiamo sul passato di Oden, dovrebbe essere così. Ovviamente la parte più interessante del capitolo e la frase più interessante è quella che dice Ashura, appunto, che c'è una cosa che devo mostrarvi, e qui ovviamente passo la parola a voi, chiedo a voi nei commenti di scrivermi secondo voi cosa Ashura ha trovato, cosa vuole far mostrare, cosa vuole mostrare a Kinemon. Qui le ipotesi sono tante, appunto si potrebbe parlare di magari armi o comunque sostanze o cose particolari che potrebbero essere usate magari contro Kaido, perché comunque, pur essendo un personaggio che sembra non esternare molto le sue emozioni, anche Ashura in cuor suo sicuramente è ancora fedele a Oden, è ancora fedele al clan Kotsuki, ce l'ha sicuramente a morte con Kaido, anche se non ha mai avuto la forza in tutti questi anni di ribellarsi. Voi pensate a un personaggio come Ashura Doji, che è stato per 20 anni a Wano, un personaggio così forte, così orgoglioso, con questo carattere proprio da vero e proprio samurai, che ha dovuto stare 20 anni praticamente in clandestinità
facendo il ladruncolo e comunque stando sottomesso di fatto per 20 anni al potere di Kaido. Ecco, io se ci pensate bene, è vero che Kinemon e gli altri hanno sofferto perché sono stati per 20 anni appunto lontani dalla loro terra, però il fatto di essere stati sbalzati nel tempo, in un certo qual modo, ha attutito le loro sofferenze. Quelli che hanno sofferto di più sono quelli che sono rimasti per 20 anni in questa situazione. Quindi Kawamatsu, che è in prigione chissà da quanto e che mangia le lische di pesce, Ashura, che è appunto costretto a fare il ladruncolo e a nascondersi, a vivere di espedienti, e appunto poi orgoglioso com'è stare sotto, quindi Orochi e Kaido. Quindi questi sono proprio i personaggi che in realtà hanno covato di più l'odio in questi 20 anni e che sicuramente esploderanno poi, tra virgolette, più furiosamente, no? Contro chi sta al potere adesso. Quindi sicuramente in questi 20 anni magari anche loro hanno magari studiato un piano o comunque hanno cercato qualcosa che potesse essere utile contro Kaido, però non hanno mai avuto la forza o il coraggio di tradurre in azione il piano, appunto, i loro piani, appunto i loro pensieri. Quindi adesso c'è l'occasione appunto di creare una forza comune e quindi secondo me magari c'è qualcosa che Ashura d'oggi sta studiando, comunque ha trovato da tempo, che potrebbe essere usato contro Kaido, che adesso è arrivato il momento forse di mostrare alle forze alleate. Ecco, questa è solo un'ipotesi, poi ce ne possono essere tante altre, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Ok, detto questo, arriviamo alla prigione. Big Mom, che sembra essere... Ecco, è bellissima la scena, ecco, forse graficamente la tavola più bella, quella di Big Mom che arriva. Tra l'altro, ecco, abbiamo visto nell'SBS o comunque in qualche forum, no, forum, scusate, cioè, Oda ha dato delle informazioni anche per quanto riguarda le altezze, penso nell'SBS di Big Mom e Kaido. Pare che Big Mom sia parecchio più grossa di Kaido. Qui si vede quando veramente sia enorme. E appare lì, praticamente tutti sono terrorizzati, Queen compreso, che vi ricordo è sicuramente fortissimo, ma si tratta comunque di un sottoposto di un imperatore. E Big Mom è un'imperatrice, quindi è come se fosse un Katakuri, o magari anzi, Katakuri forse è Queen, King, scusate, come se fosse, non so, magari un cracker o una smoothie, e si vede di fronte Kaido. Quindi immaginatevi la reazione di cracker o di smoothie di fronte a Kaido, e quindi non c'è nulla da stupirsi se dall'altro lato Queen è così, diciamo, all'inizio anche stupito di fronte a Big Mom, che è un'imperatrice, no? Poi Big Mom non è magari in sé al 100%, ok, non ha Zeus e Prometheus, ok, ma resta un'imperatrice, ragazzi, quindi del fatto che lei prenda la testa, ecco, tra l'altro Queen è enorme quando si trasforma, un brachiosauro. C'era chi aveva pensato al suo frutto come a quello di un animale acquatico, per la teoria che girava un po' di tempo fa, appunto sullo Ziz, il Behemoth, e, insomma sui tre animali, quindi quello di aria, di cielo e di terra. In realtà poi abbiamo visto come sia un animale di terra, perché il brachiosauro è un dinosauro, un sauropode di terra, quindi anche quella teoria che è andata un po' a farsi benedire, ma ci sta. E anche perché animali marini in One Piece non li abbiamo visti finora, non penso ne vedremo, perché comunque i frutti ti impediscono di nuotare, quindi se tu ti trasformi in un pesce o in un animale che nuota e poi non puoi nuotare, cioè è un controsenso. Così come il Roja dell'acqua, no? Che cose un pochettino che non quadrano tanto con le logiche di One Piece. È comunque gigantesco, Queen è sicuramente una bestia, e tra l'altro quando si tratta di cibo, anche qui lui perde il controllo e sfida un'imperatrice a testa bassa. Anche qui non si mostra molto arguto probabilmente, però questo è forse un po' il punto debole. Ecco, Queen e Big Mom hanno un po' lo stesso punto debole, che è il cibo. Per cui anche le logiche di magari prestare attenzione di fronte a un'imperatrice vengono meno quando tu hai un punto debole comunque che è lo stesso di quest'ultima e che riguarda proprio il cibo. Quindi Queen va all'attacco, viene schiantato in un peto secondo da Big Mom,
cosa che personalmente non mi ha stupito. Non dico che Quinn sia messo KO definitivamente, penso che possa comunque rialzarsi, però in uno scontro, ecco, non c'è partita e giustamente deve essere così. Bisogna capire adesso ancora come Rufy riuscirà a salvare Kid e Killer, no? Perché scusate, mi sto affogando anch'io come Kid appunto nella prigione dopo 20 minuti che parlo a macchinetta. Quindi uno scontro tra Queen e Big Mom non penso possa durare molto, però in qualche modo potrà consentire a Rufy di salvare Kid e Killer, o perché magari distruggeranno la teca, quindi con le onde d'urto distruggeranno appunto il posto dove sono immersi, e questo quindi gli consentirà di salvarsi, oppure Luffy stesso ci metterà le mani, insomma. Va ricordato che c'è ancora la situazione di Kawamatsu che dovrà essere liberato, e fatemi sapere un po' anche voi cosa ne pensate, su come pensate che finirà questa scena. Io non credo personalmente che Kaido arriverà alla prigione per vendicare Queen, almeno non in tempi brevi, anche perché uno scontro tra i due imperatori in questo momento non so come potrebbe ridurre Wano, quindi l'isola stessa potrebbe essere distrutta da uno scontro tra due imperatori, per cui bisogna capire ancora quale sarà il ruolo vero e proprio di Big Mom in questa saga, perché per ora è comunque un elemento un po' impazzito. Nello scontro finale mettere in mezzo Big Mom secondo me è troppo, perché due imperatori nello stesso luogo sono veramente troppa roba, soprattutto quando c'è tutta una forza, una coalizione contro uno di loro, quindi metterne anche un altro così, anche come variabile pazza, però secondo me è un po' esagerato. Pensiamo anche a Marineford. A Marineford, quando praticamente arriva Shanks, e Shanks serve per porre fine alla guerra. Non è che Shanks poi è arrivato lì e ha cominciato a combattere con Barba Nera, eccetera, perché dopo veramente si fa il caos. Quindi anche qui io sono convinto che nello scontro finale Big Mom non potrà esserci, perché veramente dopo il macello sarebbe forse troppo. Comunque non è detto, perché alla fine poi la parola finale spetta sempre Oda, magari riuscirà anche a mettere una situazione bella e comunque non creare troppo casino anche con due imperatori sul campo. Staremo a vedere. Comunque, capitolo tutto sommato godibile. Settimana prossima purtroppo ci sarà la pausa, quindi ahimè ragazzi, niente OP settimana prossima. Come sempre vi lascio il link di Amazon per il primo numero di One Piece Journal, per il mio libro L'Uomo delle Pulizie, che trovate sempre qui in descrizione. E niente, ci vediamo al prossimo video. Come sempre, pollice in su se vi è piaciuto, pollice in giù se siete haters, anche voi siete benvenuti in questo canale. E alla prossima. Buon fine settimana, anche se il fine settimana è iniziato ieri. Chi di voi è uscito ieri esca anche oggi, con moderazione, ragazzi, sempre moderazione. E niente, al prossimo video. Ciao. Pac-Man vi saluta anche. La maglietta di Pac-Man, figa, eh?